Hello, I am Leonardo and I want to read one book in Italian with you. Pinocchio. Una fredda sera d'inverno, Geppetto, un povero falegname, intagliava un pezzo di legno per ricavarne un burattino. Aveva già scelto il nome, Pinocchio. Alla fine lo mise a terra e gli insegnò a camminare. Pinocchio, visto l'uscio socchiuso, sgrattaiolò fuori correndo e Geppetto lo inseguì per fermarlo. «Fermati, Pinocchio! Aiuto, prendetelo!» Un gendarme bloccò il burattino e lo riconsegnò a Geppetto. La gente protestò. «Poverino, che punizione lo aspetta?» Il gendarme allora liberò Pinocchio e portò in prigione Geppetto. Pinocchio, sollevato, tornò a casa soddisfatto per la riacquistata liberata. Qui si accorse di non essere solo. «Cri, cri, cri! Chi è?» Appoggiato sulla parete c'era un grosso grillo verde. «Sono il grillo parlante! Abito qui da tanto. Bene, ora te ne devi andare, perché questa è casa mia. Me ne vado, ma ti do un consiglio. Quelli che disubbidiscono ai genitori rischiano di finire male.» «Non è vero, resterò qui, dovrò andare a scuola e io non voglio.» «Allora diventerai un somaro. Taci, altrimenti...» Pinocchio afferrò un martello e lo lanciò verso il grillo. Lo colpì e lo uccise. Per un certo languorino si mise a cercare del cibo, ma non ce n'era. Pianse e pensò alle parole del grillo, ma aveva freddo. Si sedette con i piedi sul bordo di un braciere e si addormentò. Il mattino dopo, quando il vecchio falegname tornò, lo trovò a terra, disperato e con i piedi carbonizzati. Geppetto si commosse e si mise al lavoro, così Pinocchio riebbe i suoi piedi. Il vecchio falegname gli confezionò un vestito a fiori e un berretto di mollica di pane. Ma come avrebbe potuto acquistare il libro di lettura senza un soldo? Uscì e poco dopo tornò con un libro, ma senza giacca. Pinocchio si incamminò deciso verso la scuola, ma svoltato l'angolo sentì in una lontananza una musica. Incuriosito, dimenticò la scuola e raggiunse un grande tendone colorato. «Signore e signori, venite al Gran Teatro dei Burattini. 4 soldi per assistere al magnifico spettacolo del celebre Mangiafuoco.» Pinocchio vendette il suo libro, acquistò il biglietto ed entrò. Il pubblico rideva per le battute di Arlecchino e Pulcinella. E quando anche lui scoppiò in una grande risata, i burattini smessero di recitare. «Ehi, Pulcinella, laggiù c'è Pinocchio!» «È vero, ehi Pinocchio, vieni!» Subito Pinocchio li raggiunse e li abbracciò. Il pubblico però iniziò a protestare e allora comparve il burattinaio, un enorme spaventoso con una gran barba nera. «Chi è questo Pinocchio che disturba lo spettacolo? Signore, la prego di non credermi. Non è stata colpa mia.» Mangiafuoco lo afferrò e lo condusse nel retro, deciso a gettarlo nel fuoco. «Aiuto, non voglio morire! Babbo mio, aiuto, aiuto!» Pinocchio si dibatteva piangendo e il burattinaio, commosso, iniziò a starnutire. «E ciù, e va bene, e ciù, ti lascerò andare, e ciù, avvicinati.» I due si abbracciarono
Mangiafuoco gli regalò 5 monete d'oro. Pinocchio si avviò verso casa, ma incontrò un gatto cieco e una volpe zoppa. «Caro Pinocchio, come va? Sai, noi conosciamo bene il tuo babbo. Con questo freddo abbiamo visto in maniche di camicia». Pinocchio mostrò con orgoglio il suo piccolo tesoro. «Queste sono 5 monete d'oro. Sono ricco. E mio padre non avrà più freddo». La volpe smise di zoppicare e il gatto aprì gli occhi. «Carissimo amico, e che cosa pensi di farne? Comprerò al babbo una giacca nuova. Mi procurerò un libro e andrò a scuola». Che ne diresti invece di moltiplicare il tuo gruzzoletto? È semplice, basta andare nel paese dei Barbagianni, scavare una buca nel campo dei miracoli, seppellire le monete e innaffiare per trovare poco dopo un albero carico di monete d'oro. Davvero? Ma certo, se vuoi ti accompagniamo. D'accordo. Camminarono a lungo e verso sera sostarono all'osteria del Gambero Rosso. Dopo cena andarono a riposare un po', ma quando a mezzanotte Pinocchio si alzò, non trovò più il gatto e la volpe. Il burattino con una moneta d'oro pagò il conto per tutti e uscì. Era una notte buia e aveva paura, ma non si fermò. Un fruscio improvviso lo raggelò. Nel buio distinse 2 figure mascherate, o la borsa o la vita. Nascose le monete sotto la lingua e fuggì. Vide in mezzo a una radura una casina bianca. Corse al portone e bussò. «Aprite, aprite!» La casa sembrava disabitata. I loschi figuri lo raggiunsero, fuori le monete. Il poverino tremava e le monete gli suonavano in bocca. «Ah, ecco dove sono, te li faremo sputare». Con una corda lo impiccarono a un ramo della quercia grande e se ne andarono. «Torneremo domani e avrai la bocca spalancata». Pinocchio svenne. Si svegliò in una graziosa cameretta e vide una bella fata dai capelli turchini. La fata si avvicinò, gli toccò la fronte e gli disse di bere la medicina. Il burattino, dopo un'infinità di capricci, la beve e guarì. La fata allora si fece raccontare tutta la storia. «E dove sono ora le 4 monete? Le ho perse». Era una bugia perché le aveva in tasca. Il naso cominciò a crescere. Dove le hai perse? Nel bosco?» Il naso continuò a crescere e si allungò tanto da toccare le pareti. La fata rideva, Pinocchio piangeva. Dopo un po' la buona fata batte le mani e il naso tornò ad essere normale. Pinocchio promise di non dire più bugie. La fata perdonò e gli disse che Geppetto stava per arrivare. Pinocchio decise di andargli incontro, ma vicino alla quercia grande incontrò ancora il gatto e la volpe, che riuscirono di nuovo a convincerlo a seguirlo al campo dei miracoli. Qui la volpe fece scavare una buca all'inseguo burattino e gli fece sotterrare le monete. «Ecco fatto, tra mezz'ora sarai ricco. Ringraziati e salutati i due». Pinocchio gironzolò per le strade, poi tornò impaziente a raccogliere il tesoro. Corsa alla buca, niente. Un pappagallo spellacchiato da un albero vicino lo guardava ridendo.
Aspetta, te ne sei andato? I tuoi amici sono tornati. Hanno dissotterrato le monete e sono fuggiti. Pinocchio andò diritto al tribunale per denunciare al giudice il furto. Il giudice, un vecchio gorilla, lo ascoltò e alla fine chiamò le guardie. Questo poveretto è stato derubato, gettatelo in prigione. Le guardie, due cani mastini dall'aspetto feroce, eseguirono l'ordine senza indugio e Pinocchio non poté fiatare. Dopo 4 mesi venne liberato. La fatta lo perdonò ed egli decise di studiare. Così agli esami di fine anno fu il migliore. Come premio domani diventerai un ragazzo in carne e ossa e ti faremo una grande festa. Pinocchio, felice, corse a invitare tutti i suoi compagni, ma vide in fondo al paese il suo amico prediletto, Lucignolo. Ciao Lucignolo, che cosa fai qui? Parto, a mezzanotte passerà il carro che mi porterà nel paese dei balocchi. Laggiù non ci sono scuole, solo divertimenti. Vieni con me. Io? No. Domani diventerò un ragazzo, ma parti solo. Pinocchio sembrava deciso a rimanere. Ma quando il carro arrivò, non seppe resistere e partì. I due amici fecero baldoria per alcuni mesi, finché una mattina, guardandosi allo specchio, videro che il loro viso era incominciato da un paio di orecchie da somaro. Trasformati in asini, vennero venduti al mercato e Pinocchio divenne l'attrazione di una compagna equestre. Una sera, durante un'esibizione, cadde e si azzoppò. Il direttore del circo allora lo rinvendette a tale che dalla sua pelle voleva ricavare un tamburo. Gli venne legato una corda al collo e fu gettato in mare. Babbo mio, cara fatina, stavolta è proprio finita. Per fortuna giunsero dei pesci affamati che lo divorarono fino al legno. Pinocchio ha riacquistato il suo aspetto naturale. Prese il largo. A un tratto, su uno scoglio bianco in mezzo al mare, vide una capretta dal pelo turchino. Pinocchio, svelto, da questa parte. Il burattino si voltò indietro e vide un enorme pesce dirigersi verso di lui. Tentò la fuga, ma una gigantesca ondata lo travolse e si ritrovò in una grotta buia. Oh, povero me, il mostro marino mi ha inghiottito, aiuto! Sentì l'eco della sua voce e vide in lontananza un puntino luminoso. Si alzò e camminò in quel buio fino a finché vide una candela su una cassa di legno. E lì vicino seduto un vecchietto. Babbo, babbo mio, Pinocchio, Pinocchio! Si abbracciarono. Pinocchio venne a sapere che il suo povero babbo aveva costruito una barchetta per cercarlo oltre il mare. Una burrasca l'aveva fatto naufragare e un enorme pesce lo aveva inghiottito insieme a un bastimento carico di viveri, candele e fiammiferi. Ma ormai le scorte erano finite e quella era l'ultima candela. Vieni babbo, usciamo di qui. I due raggiunsero la gola del pesce, che era addormentato e aveva la bocca aperta. Pinocchio aiutò il padre a scavalcare 3 fili di denti aguzzi. Poi lo prese in groppa e si tuffò in mare. Nuotò fino a raggiungere
sulla terraferma. I due videro una capanna disabitata, la raggiunsero e vi si stabilirono. Da quel giorno Pinocchio si prese cura del babbo e si decise allo studio. La sera leggeva e scriveva. Una notte fece un sogno bellissimo. La fata dai capelli turchini era lì, sorridente della sua cameretta. «Sono molto orgogliosa di te. Ti sei preso cura del babbo e sei diventato ubbidiente. Hai anche dimostrato di avere un grande cuore, perciò ti perdono. Continua così e sarai felice». Quando si svegliò Pinocchio, che credette di svenire dalla gioia, era diventato finalmente un ragazzo in carne e ossa come tutti gli altri. Fine. Thank you for listening and watching. Bye.